It's what you're doing, making me feel. buongiorno, benvenuti in un nuovo vlog. Uh, ho appunto la, la ditta dei lavori già in bagno dalle 8.20 sono arrivati prima perché mi hanno detto oggi non c'è traffico perché appunto è il 25 quindi c'è meno, meno casino e, e nulla uh, oggi va un po' meglio. Scusate, ieri vi ho, vi ho lasciate un po' così però non era proprio giornata, ecco, so che potrete capire, uh, l'ho presa un po' così perché sono comunque in un periodo di tante cose, uh, poi appunto parlandone anche con le mie amiche, eccetera, eccetera, um, che hanno sempre cani e e quant'altro mi hanno detto che è molto molto um, comune nei cani il, il soffio al cuore il suono è bellissimo perché comunque è un cane già anziano anzianotta comunque più, cioè adesso a giugno fa nove anni quindi non è proprio una ragazzina uh, però oggi vedo tutto più positivo adesso appena sarà possibile faremo fare la visita specialistica così appunto perché adesso c'è il ponte, è festa, il cardiologo non c'è, se non erro fino, non questo mercoledì, quello dopo, quindi dovremmo comunque prenotarci, adesso magari mi prenoto sperando non sia già pieno e le faremo fare comunque una visita di controllo, non mi ha detto che è una cosa super urgente, però mi fa non è bellissimo, conviene fare un, un controllo più approfondito e probabilmente mi daranno una cura, da darle è molto molto probabile eh, per mantenere infatti lei mi ha detto mh, solitamente con una cura non è che guarisca però è un palliativo che diciamo la tiene mh, stabile nei suoi mh, nel suo malessere ecco la mantiene sempre stabile cioè non la porta a peggiorare quindi bisogna comunque farla vedere fare una cura quindi oggi vedo tutto un pochino più <ride> Vedo tutto un pochino più luminoso. Ieri, non tanto, quindi non, non sono riuscita più a filmare. Ragazze non, non dire che vi prendo in giro. Io, se non sono dell'umore, non filmo. Ecco, eh, diciamo che mh, non voglio neanche deprimervi con il problema del cane e le mie cose. Ecco, quindi quando sono in vena, condivido. Se non sono in vena, è anche giusto che io mi rintani nella mia, diciamo, privacy. E quindi così, però sono contenta di avervene parlato perché tanto mi avreste letto negli occhi qualcosa che non andava, quindi ho preferito dirvelo, però insomma niente di così catastrofico, eh, l'ho presa proprio male perché mh, una, una cosa dietro l'altra, una cosa dietro l'altra, una cosa dietro l'altra, quindi un po' di stanchezza, vi dico la verità. Comunque adesso piano piano tutto va a diminuire, adesso il bagno sta... Ragazze, sono felicissima. Ieri sera siamo andati a vederlo. C'è già tutto il pavimento, c'è già tutta la piastrellatura sui muri. Quindi, praticamente, se non erro, oggi ultimi, ultimizzano le, le, le cose, tipo il, um, i bordini, il battiscopa, quelle cosette lì. Ehm, e poi non lo so, non lo so se attaccheranno già i sanitari di oggi. Lo dirò stasera uh, niente. Adesso mi devo finire anche di editare. Ale ancora dorme, fede cioè non c'è, lo sapete. Ale uh, sta dormendo, ma penso per poco. Quindi, tra un po' vado a farle poi la colazione. Ah, uh, devo montare, vi dicevo, il vlog che ho girato ieri, appunto, quello che avrete già visto su, su Nala. Eh, poi ho tirato fuori eh, la Daimo, che non è la Daimo, la Simil sì, Daimo. Questa qua ve la faccio vedere. Questa qui, ragazze, um, si chiama Brother P-Touch H200. Mi piace un sacco. Me l'aveva presa Ricky eh, da Lidl. E, um, è bellissima. L'unica pecca è che quando te me l'hanno venduta, ce l'hanno venduta alla Lidl dentro ha il tessuto il nastrino in tessuto ne faccio relativamente poco e quindi ho visto su amazon adesso le ricariche ve le faccio aspettate che vi appoggio in qualche modo così vedete ha le ricariche che adesso non tocco comunque è fatta così allora, ti sembra una cassettina, sì, sono un leone ragazzi eh, E ho visto che su Amazon con 15 euro ci sono 4 o 5 di queste cassettine adesive in maniera tale che io possa utilizzarle, non lo so, per i pennarelli della bimba a settembre piuttosto che le sue cose. Insomma, è, è pratica e comoda invece che comprarli come faccio tutti gli anni. Almeno la sfruttiamo perché ce l'abbiamo lì con il tessuto. Me ne faccio poco, ogni tanto faccio qualche nastrino, tipo ieri ho fatto uno ad Ale che ho scritto ti voglio bene patatosa perché lei mi chiama sempre patatosa e allora la chiamo anche io così e ne ho stampato uno con un cuoricino per esempio. E quindi là la sto un po' sfruttando così ma è totalmente inutile. sembro un leone, ieri sera dopo che vi salutate sono andata a farmi una bella doccia, cioè in realtà abbiamo cenato. Uh, ho fatto, ieri sera ho fatto i gnocchi alla romana, no, confondo sempre il gnocco fritto, quelli a disco, il salamone, il salamone che si taglia e si mette nella teglia quel burro e il parmigiano, ho fatto quello lì che a Dalle piace un sacco e... E poi niente, mi sono presa mezz'ora per me, mi sono fatta una bella doccia, mi sono lavato i capelli. E, e mi sa che la prossima doccia che farò sarà nel bagno nuovo. Sì, perché tanto domani dovrebbero terminare. Quindi, eh, dal weekend in teoria, potrò farmi la, la doccia nel nuovo bagno. Non lo so, non vedo l'ora, non vedo l'ora anche perché è bella grande sarà tutto strano, sarà tutto diverso, ma condivideremo tutto con voi, eh, tra l'altro vorrei con acquistare, comprare, acquistare dei dispenser porta sapone, um, porta spazzolini, perché vorrei metterli al piano di sotto, adesso gli spazzolini, visto che il bagno è molto più grande, questo qui sopra è un po' piccolino, è più da camera, sono due bagnetti da camere, quindi vorrei svuotarli, liberarli un pochettino adesso che il bagno sotto è bello grande, molto più uh, disponibile a contenere cose. E quindi, così facendo, i bambini anche hanno cenato, vanno subito a lavarsi i denti, non lo devono fare un minuto prima di andare a dormire, sempre un po' di corsa. No, finiscono di mangiare tempo un quarto d'ora così e poi si vanno a lavare i denti. E quindi vorrei mettere tutto al piano di sotto. Eh, poi magari posso anche tenere degli spazzolini sotto mettiamo magari quelli elettrici visto che ci sono anche più spine e quant'altro, e magari ehm, sopra tengo quelli lì manuali. No? Lo spazzolino manuale da non si sa mai, può servire che uno si è dimenticato, eh, non ha voglia di scendere. Magari li metto comunque di riserva in un, in un astuccetto e eh, ci sono. Però principalmente vorrei mettere tutto il piano di sotto e vi dicevo: per questi dispenser che vorrei acquistare, no, non so, non ce, la, non ce la sentiamo di prenderli prima di vedere il bagno: nel senso che voglio proprio, nonostante io il progetto lo conosca dall'anno scorso. Però mi sono sempre detta, se poi non ci sta bene, magari io prendo una cosa di un colore e poi in realtà prevale più l'altro colore, quindi in realtà ci sarebbe meglio quell'altro. Cioè secondo me devo vedere il lavandino, voglio vedere tutto fatto, anche perché eh, la nostra ristrutturazione non coinvolge solo pavimento, muri, spine elettriche, tubi nuovi, agganci, scarico dell'asciugatri, eh, ma anche il mobilio. Noi abbiamo già acquistato anche il mobilio, quindi c'è la doccia nuova, petto doccia, box doccia. Abbiamo scelto il modello, le misure, eccetera. Poi c'è il lavandino, il mobile, anzi due mobiletti, eh, i sanitari e le cioè, VC. E il termoarredo abbiamo tenuto il nostro perché? Perché noi al momento non lo utilizziamo. Quindi prenderne uno nuovo ci sembrava sprecato, anche perché quello è nuovo non è mai stato utilizzato, magari va solo ben ben pulito. Però è, è normalissimo un termoarredo bianco, piccolino da bagno è perfetto. Noi non lo usiamo perché, come sapete, abbiamo principalmente ehm, stufa, pelle e camino. Un giorno un giorno. Quando cambieremo il camino faremo l'aggancio del camino termoidraulico, cioè che il camino quando lo accendi, scalda i tubi dell'acqua e si aggancia ai termosifoni, per quello non togliamo i termosifoni, perché c'è questo progetto per un futuro non adesso, perché comunque già abbiamo fatto il bagno, già ha un costo il bagno è, è anche abbastanza importante. Quindi, sinceramente, um... Quello poi, quello poi. Però lo faremo, lo faremo quindi, proprio in previsione di quelle, proprio in previsione del fatto che i termosifoni non sono assolutamente vecchi, sono abbastanza moderni. Eh, li abbiamo tutti tenuti, compreso quello del bagno perché sono stati usati pochissimo. Anche i vecchi proprietari qui accendevano con il camino e la stufa pellet. Quindi sono veramente nuovi. Ehm, quindi, la previsione eh, futura di fare questa cosa c'è, ma non ora. Poi devono agganciare l'asciugatrice e la lavatrice e in teoria hanno finito. Quindi per quello vi dico, oggi e domani. E poi abbiamo terminato, non mi sembra vero, sono già passate due settimane. Mi sembra ieri che vi ho detto, oddio, ci metteranno due settimane e non una. Ma ho capito anche i motivi. Cioè, ieri sono entrata e ho detto, wow. Ho proprio detto, wow, wow. Solo che prima di farvelo vedere vorrei appunto capire bene che dispenserci sarebbe bene... Una piantina, insomma, bellire un po' profumatori. Eh, vedere un attimino. Insomma, voglio farlo carino, carino. Però, ve lo faccio vedere. Ciao, come stai? Ok, ciao. Come stai? Sì, sì, sì. Ok, ok. Sì, ti ho detto che ci vediamo già dopo. Ciao Chi è? Una mia amica ah. Che si chiama Ma tu solo con mamma devi parlare Sei la mia patatosa Non puoi parlare con nessuno <ride> Solo con mamma Aurora Aurora La tua amica Come mm. stai? Uh, uh, <ride> ehi mm. <ride> Ciao patatosa mia. Cosa ti stai guardando? I miei contro Ah, la famiglia reale. Bello, famiglia reale. Dai che ti serve? telefono. Ah, Anca questo pancettino. Eh, pacchetto. Non urlare che ci è cascato. Ora telefono. Pronto, casa di riposo. Ho bisogno di un posto. Mamma, è sì? Aurora. Ah, scusa, Aurora, mi sono sbagliata. <ride> Come stai? Eh, divertiti con Ale al telefono. Mm. Va bene, ciao ciao. Ha detto che ti richiama dopo. Ok. Ciao, Auri No, è già chiuso, amore. <ride> Ragazzi, allora, da ho preparato un panino con prosciutto e formaggio come voleva lei. Non ha voluto mangiare di nuovo um, eh, lo, gnocco. <ride> lo gnocco romano alla romana fritto, boh, non me lo ricordo mai. Comunque, avete capito. E quindi me li sto scaldando io. Io mi mangio quelli e lei ha voluto il panino. Quindi adesso lo porto su anche perché qua sotto è troppo polveroso per ora. Vedo polvere ovunque, quindi non è fattibile mangiare qua, cucinare, non mi va. Di solito lo faccio la sera che così non e ho pulito, ho pulito. Quindi adesso le porto su questo, aspetto magari già anche il mio, così me lo metto nel piatto e me lo mangio su. Ragazze, allora mi sono un po' informata. Abbiamo, va nel frattempo pranzato tutto quanto e ho parlato un po' con, con gli operai, appunto, che stanno continuando. Sono le tre del pomeriggio e sono andata a sbirciare. Praticamente stanno proprio stuccando. Quindi hanno appena finito di stuccare il muro, praticamente, con le piastrelle e tutto quanto. Adesso faranno anche il pavimento, hanno iniziato il pavimento a stuccarlo tutto. Poi ovviamente deve asciugare, quindi non potremo entrare fino a domani. E domani montano tutto, quindi box doccia, sanitari, tutto quanto. Quindi domani proprio è terminato. Però ci siamo scordati una cosa, nel senso che nel mobilio che abbiamo preso è inclusa una luce. E non sto a dirvi nel dettaglio del, praticamente del lavandino. Ci si è scordati altri due punti luce. E quindi io ne ho già trovati due che mi piacciono. Adesso spero piacciono anche a Riccardo, che è arrivato adesso e ora sta sfondando il balcone. Spero tanto piacciono anche a lui che condivida con me quest'idea. Se così fosse, c'è un po' di ironia e un po' di eleganza. Spero, spero condivida anche lui. Vediamo un attimino, se no, se non condivide, faremo solo eleganza. <ride> Era una cosa per fare una cosa un po' particolare. Vediamo se gli piacerà. Beh, che le altre bambine la prendono in ci stiamo che vedendo in cameretta bambini. un cosa? video Era su YouTube bambini. con Masha pupazzini è Guardate. È carino. È Alla fine Luci ha <ride> provato ragazze, quindi gli sono piaciuto anche a lui, quindi le abbiamo ordinate, dovrebbero arrivare già di domani. Oh, e se arrivano velocemente ce le facciamo mettere da loro. Sennò allora, le metteremo qui. Comunque Ale vi saluta. E vi do la buonanotte. E ci vediamo domani per il giorno X. Perché domani mettono... No, quello è domenica, amore.